E allora ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questa nuova parte su Pandora's Tower. La scorsa volta ci eravamo teoricamente lasciati qua. Adesso non ho capito cosa è successo, è partito un filmato, c'era Alba, siamo all'alba. Anche se teoricamente, cioè io avevo salvato dopo, forse. Probabilmente mi ha salvato, sì, mi ha salvato prima di quanto avevo salvato io. E infatti noi eravamo qua la scorsa volta, ci siamo lasciati qua. Allora, innanzitutto, voglio capire subito che cacchio è sta cosa che vedo. Vincere la maledizione. Carneferina cura la maledizione. Se la maledizione è trascurata per troppo a lungo, la vittima non tornerà mai più a essere umana. Quindi probabilmente quando raggiunge l'ultimo stadio, che sarebbe il cerchio là in basso a sinistra. Pare che mangiare tutta la carne magistra è liberi dalla maledizione. È fondamentale avere un atteggiamento positivo per sconfiggere la maledizione. Non mi lascerò sconfiggere. Ho Iron al mio fianco. Ok, allora ragazzi, vi dico subito che ho scoperto una cosa. Ovvero per quanto riguarda i finali. Non mi sono spoilerato niente. Praticamente andando a cercare il metodo, come fare i finali, cioè nel senso non tutte le spiegazioni ovviamente con spoiler che ci sono, però ti dice semplicemente che più parli con Elena, più hai possibilità di fare il finale perfetto, il finale S, perché dovete sapere che ci sono sette finali, mi pare, quindi c'è grado S, grado A, B, C, D, E ed F, mi pare. Non lo so, se comunque l'F dovrebbe essere il peggiore, cioè il peggiore, poi l'S che sarebbe quello perfetto. E teoricamente, appunto, parlando con Elena più volte, adesso facciamo che ci svegliamo alle 10, non so che cosa cambi, se fa qualcosa. Quel tuo libro è scritto nell'antica lingua di Aios. Credi di essere in grado di leggerlo? Desideri che te lo traduca? Quale libro? Se la cosa ti sarà d'aiuto, Iron. Ok, comunque, praticamente più parliamo, più aumentiamo l'affinità con lei, più abbiamo possibilità di fare il coso perfetto. Se mi porterai un po' di cuoio conciato, te ne confezionerò una più grande. Ok, grazie, della borsa, diceva. Ti posso dare un chicco insolito, lo vuoi? E cosa dovrei farci con questa roba, eh? Lavorarla? Allora dalla al vecchio. Al vecchio? Alla vecchia? Ma è un maschio? Lui sa sicuramente come usarla. Ah, scusa. Faremo sventate, hai capito? Se sei in pericolo torna subito qui. Va bene, ok, non mi interessa alla fine tutto questo. Le altre cose al massimo gliele chiediamo la prossima volta. Voglio capire adesso più che altro se posso andare tipo liberamente nelle altre torri. Devo seguire qualcosa. No? Ah. Yes. Cosa? È un dito quello in realtà, vabbè. Il dito indice accanto. Ma cosa? Madonna, cioè di solito dovrebbe essere il contrario, dovrebbe essere la ragazza che scappa perché... Ma che problemi ha questo tipo? Vabbè. Cioè di solito sono le ragazze che si vergognano e tutto e scappano, no, no. Lui, il cavaliere fuori tra la... Vabbè. Diciamo così. Allora, vai alle torri. Ok. Mi ha sbloccato un'altra torre. Un'altra torre, ma non altre torri. Una sola. Ok. Quindi molto probabilmente, dato che non si può scegliere dove andare, perché ci sono 13 torri, però se me ne fanno fare una alla volta, probabilmente ci sarà l'ultima torre, giustamente con difficoltà più elevata. Vetta strapiù, può darsi, sì, ci sarà l'ultima torre che... Boh, sarà un boss finale? Non si capisce, cioè la minaccia qua non è un cattivo che attacca, oddio. Non lo so, magari scopriamo anche qualcosa di più sulla maledizione di Elena, del tipo, magari c'è qualcuno che gli ha fatto la maledizione e lui è il cattivo che poi dobbiamo sconfiggere. Può essere. Dimmi ancora, fai attenzione, sii prudente. Mi raccomando. Capito? Non è che cioè, se me lo dice 6 volte, non è che migliora la situazione. Bello sto posto, cacchio. Rivedere, mi interessa vedere le torri, mi interessa un sacco. Ok, lì c'è il Magister.
Interessa vederle ste torri perché quella di prima era fantastica con l'albero enorme in mezzo. No, ma ancora questo c'è? Uno degli dei di Ios ha delle catene e il simbolo della terra. Quale sarebbe il simbolo della terra? Quello sul collo? Sul petto? No, mi interessa perché sono un sacco caratteristiche. Qua mi serve una chiave. Ogni torre, a sto punto penso che abbia qualcosa di diverso. In modo comunque le fai belle. Ciao? Questo non l'avevo sconfitto la scorsa volta? No, questo c'ha una spada più grossa. Quanti siete? Ah, oh, com'è che ci... Ok, con quello ci si para. Ma è morto? Ah no, cadono per terra. Via, fuori. Aria. Posso rubargli la spada? Dimmi che posso rubargli la spada, per favore. No? Vai fuori. Allora, devo capire se... No, che la spada sparisce con lui. Devo capire se per rubargli tipo il cuore ferino, no, come si chiama? La carne ferina, devo andarci con la catena. Sembra una leva per il trasportatore, prova a tirarla con la catena. Ok, già infatti con la catena, guarda, mi piace un sacco a me. Io col puntatore proprio... È una cosa bellissima. Cosa stai facendo? Com'è che si faceva? Ah, là c'è qualcosa intanto. Usa dei trasportatori. Tenere tirata la leva per salire. Ah, vabbè, ok, questa. Nel senso, le istruzioni. Cioè, per chi mi hai preso? Eh? Come si faceva? Tira. Ah, ok. Cosa sto dicendo? Che non so se. Ah, ok. Devo tirare. Ok. No, non so se. Devo rubargli la carne con con il coso. Come. Con la catena. Oppure anche semplicemente ammazzandolo. Mi dà la roba. Allora lì c'è. No. Ok, lì ci sono un paio di cose che si potrebbero fare volendo. Anche cadendo. Ciao. Ok, i nemici iniziano a. Ad essere un po' più numerosi. E probabilmente anche più resistenti, vedo, perché quello di prima con la spada ci avevo avuto un po' di tempo per ucciderlo. Naturalmente sono sempre stupidi, eh. Fammi vedere se. Così, infatti, carne ferina con la catena. E credo che a sto punto. Ci prendiamo un po' di carne, anche se va male dopo. C'era scritto che se la tenete per troppo tempo andava male. Vetta in minerali. Rapporto geologico sulla vetta a strapiombo. Questa torre ha due caratteristiche geologiche fondamentali. Depositi minerari. Nella struttura della torre si trovano vene ricche di minerali di tutti i tipi. Strati argillosi. Sparsa per tutta la torre si trova un'argilla pallida e porosa. Per massimizzare l'attività estrattiva, l'ideale sarebbe concentrarsi sui depositi minerari. Sono necessari ulteriori studi sul minerale sconosciuto trovato nella torre. Ok, e a cosa servono? Dato che comunque ho visto che siamo saliti di livello uccidendo il tizio. Però credo che mi servano qualcosa. Ah, però, ma cos'è questo? Zelda? Stiamo giocando a Zelda. Cos'è che è? Twilight Princess che c'erano? I pezzi in cui ti aggrappavi. Deposito 1, oro. Ogni colpo contro questo minerale fragile lo ridurrà in frammenti affilati. I suoi filoni hanno la peculiarità di spuntare dal muro. Se si aspetta per un po' del nuovo minerale prenderà il posto di quello appena distrutto. Questo materiale è molto abbondante. Sono in corso studi per trovare la maniera più produttiva di utilizzarlo. Cacchio, oro abbondante è buono. Che scherziamo? Ma dov'è? Si può avere? Oh, salve. Blocca le belve con B, poi legale alle altre bestie usando B. Tipo combatterne uno alla volta. No, colpisci un nemico collegato a un altro. Ah, mi hanno ucciso. Stavo tentando di collegarle insieme. Vabbè, non ce l'ho fatta. No, il problema è sempre quello. Il problema è che non mi va. Non mi va la cosa, non mi va il puntatore. Posso supporre che uno subisce danno e subisce danno anche quell'altro? Via, fuori. Dammi la tua carne. Che non è la carne. Ma cosa? Ma l'ho presa prima. Cioè, raga, l'ho presa prima. Ah, ma proprio 30 oggetti posso tenere? Cioè, ma cacchio.
Ma qua mi volete male, 30 oggetti non ci faccio niente io. Cioè davvero non posso prendere niente. Cos'è esamina? Questa è rasata nei minieri, sono minerali grezzi accumulati. Ok, beh sì, ce ne sono un sacco di minerali però. Cioè 30 oggetti totali? Mazza oh. Davvero, io non ci tengo niente con 30 oggetti. Cioè, va bene che c'era la Elena che ha detto: guarda, neanche il quarzo posso prendere. Che poi io non so, che cacchio mi servono tutti questi oggetti? Per dire? Allora, io posso dire: toh, mi mangio qualcosa. E in questo modo posso raccogliere altro. Cioè, per recuperare vita, però più di così. Non faccio niente. Che cos'è sta roba? Ah, fammi vedere, cosa dobbiamo fare più che altro? Una volta usciti qua. Ah, ecco, guardalo. Ok. C'era il modo. Questi sono i pezzi d'oro? Spunta un minerale grezzo, prova a tirarlo con la catena. Ma se... Allora, guardate, se devo iniziare a fare tutto con la catena, no, Che qua... Premi A, B premuto, per lanciare la catena sul bersaglio. Ok, non ho capito cosa ho fatto. Cioè, ho tirato il pezzo e va bene. Per aggrapparmi. Però cosa vuol dire B premuto? Aiuto. C'è un piccione qua. No, probabilmente c'è una combinazione di tasti che non capisco. Stranamente, eh. Di qua c'era qualcosa? Di qua c'era qualcosa. Aspetta, che qua mi fa andare su, ma. Devo capire, mi serve una chiave, vero? Impossibile aprire, serve una chiave. E serve anche giù di sotto la chiave. Vetta esplosione. Così c'è questa bestia con del minerale nel suo corpo. E degli scienziati mi hanno chiesto di aiutarli per vedere se si può usare come esplosivo in miniera. C'è stata un'altra esplosione, lo fanno unendo gas e petrolio, facendoli saltare per aria. E noi abbiamo perso un altro membro della squadra. Lavorare con una bestia del genere in giro non è uno scherzo. E io che mi ero offerto volontario pensando che sarebbe stato meglio di andare in guerra. Non ne sono più tanto sicuro. Che probabilmente. Io credo che il Magister sia qualcuno collegato appunto a sti minerali, in primis. E che serva il... Recupera. E che serva il... Com'è che si chiama? Sta roba A più B, tira, lancia. Quella roba lì. Più che sicuro proprio. Questo non dà mai niente. Lì, allora, vai là. Ok, sì, lo lancio normale. Posso, in realtà potrei anche lanciare sti cosi. Vedete, li lancio e li spacco per terra praticamente, e poi li meno. Sti robi volanti. Teoricamente mi danno la carne anche loro? Sì. Quindi praticamente tutte le bestie, tutti i nemici che trovo, se li strappo la carne normalmente. Quindi tipo tirando robe varie. Mi danno la carne ferina. Che è quella che teoricamente mi serve, no? Però mi serve piano. Ah, ecco, no, infatti. Oh, ok, sto notando che cala lì. È la parte grigia. Cioè, la parte grigia probabilmente ancora è salvabile, vuol dire. Poi quando inizia a diventare sulla rossa. Iniziamo a preoccuparci, ero qua. Ok, qua posso andare. Piano 3 intanto. Io devo andare a spaccare il pezzo che collega quello. E togliti. E quanti? Che è? Quanta gente c'è là? Premi A? Mira i premi A per lanciare la catena. Cosa? Con B premuto. Cosa vuol dire? Oh mio Dio, ma li ammazzo in un colpo? Guarda che figata! Una strage faccio! Porca vacca! Ah, va bene! Cioè, a me va benissimo, eh!
Per carità. Oh, ok, ho trovato il pezzo lì intanto. Però mi sa che devo scendere. No, questi qua li lascio, non me ne frega niente. Anche perché tanto con la borsa che ci ritroviamo. Guarda qua, neanche il quarzo. No, di qua non passo, quindi devo lanciarmi là. Abbiamo trovato il pezzo per il magister. Però io sono a mezz'ora. Ah, che qua posso scendere. Scusa, eh. Tirando il meccanismo di chiusura, questa porta dovrebbe aprirsi. In che senso? Il meccanismo è questo, forse? È una scala da usare nelle emergenze. C'è un interruttore per abbassarla. Io ci sto capendo poco in realtà, eh. Ok, con questo si tira. Non ho capito se abbiamo trovato il rovo per aprire il portone del Magister, però. E poi una cosa. Cioè, se io trovo. Ah, eccoci. E infatti, teoricamente dovrei romperla, no? Yes. Catene rimaste una. Spero che Elena stia bene. Ok, che cosa sta succedendo? Ale si è data le pulizie intanto. He's as tough as they come. Ok. Ancora non è successo niente. E siamo a un quarto di tempo. Però mi chiedevo. Ah, ecco l'altra catena lì. A questo punto mi chiedevo, ma se. Che cacchio ho trovato qua? Oggetto raro e misterioso che può trasportare altrove. Questo lo prendo. Non so per cosa. Però uno lo prendo volentieri. E voglio capire. Cioè, del tipo, se io non la salvo in tempo, che non riesco ad arrivare dove devo arrivare. Devo tornare indietro, dare la carneferina alla tizia, che se no mi sciopa. Aspetta, io da dove arrivo? Da qua. Gli do la carneferina a lei, in modo da salvarla. E poi devo tornare qua? Può essere? Cioè era per quello che dicevo che è una cosa a tempo. Aspetta, magari questa cosa si può lanciare da qualche parte. Tipo qua sopra. Bravo! Ok. Sì, quel piccione lì mi sta antipatico, io lo ammazzerei. Potesse fare in modo veloce. Ah, ok, sono tornato indietro. Però aspetta, ma perché mi ha detto catena mancante una? Cioè catene rimaste una? Che ce ne sono di più. Questo cosa fa? Questo sale, scende. Non mi ricordo. Lasciami stare. Non mi toccare. Questo coso scende, sale, cosa fa? Sale. Oh, ma là c'è l'altra catena. Oh, ok, allora può essere. Porca vacca. Ma ha preso, mi ha schiantato a terra. Stai calma, eh. Stupida bestia. Allora c'è più di una catena. Ho capito. L'acqua fresca ha ristabilito le mie forze. Ah, ok. Ah, fatto prima. Ok, ah, ma queste si tirano giù. Ma porca vacca. E io che cercavo il metodo per. Vabbè. Quindi si tirava giù anche quell'altra. Queste perché non subiscono danni? Queste cose d'oro non subiscono danni o sbaglio? Ah, no, sì che li subiscono. Ah, ok, solo che non fanno sangue. Intanto anche nuovo livello. Sono salito di nuovo. Vabbè, vecchia nota illeggibile. Queste probabilmente le legge quell'altra tizia. Borsa d'argento. Me le leggerà Elena queste. Che
che io non so leggere. Le ricerche sul magister della vetta strapiombo non sono semplici. Studiare la carne magistra è complicato, ma abbiamo così registrato le nostre scoperte. Carne difficile da osservare. Carne magistra che si è fermata sulla parte posteriore del corpo del magister. Lui è cauto e cambia posizione per proteggere la sua schiena. Le cose sarebbero più semplici se solo riuscissimo a entrarne in possesso. Cattura dei nemici, si affida alla vista per catturare le sue prede e riesce ad identificare le minacce e a seguirle. Se prende di mira un nemico diventa aggressivo e può lanciarli contro delle rocce. Ah bene, però sta cosa mi fa pensare che queste rocce che lancia noi possiamo prenderle e tipo rispedirle indietro in qualche modo. Una ricerca poco cauta potrebbe causare delle vittime, dobbiamo trovare il modo migliore per procedere. Ci penso io, vai tranquillo. Morirò probabilmente.